voglio riprodurre un brevetto di Tesla che riguarda il ricevitore di energia dall'aria libera. Il circuito è semplice, si compone di due condensatori ceramici, dei diodi al germanio, in quanto hanno bassa giunzione e quindi possono condurre già da subito corrente, e due condensatori elettrolitici che vanno ad accumulare l'energia. Questo circuito con una buona antenna dovrebbe riuscire a catturare della carica che viene immagazzinata appunto nei condensatori elettrolitici. Faccio una realizzazione, diciamo, su morsettiera e impiego due condensatori da 220 nanofarad ottenuti con il parallelo delle capacità, quattro diodi al germanio ON35, due condensatori elettrolitici da 100 microfarad l'uno e 50 volt. L'antenna è semplicemente un filo di lunghezza circa 1 metro per captare un po' energia. Con un multimetro misuro la tensione continua prodotta. A riposo è tutto a zero, scarico. Se collego il filo d'antenna all'antenna verticale che ho sul tetto, il circuito piano piano si comincia a caricare. Attacco il morsetto al connettore PL dell'antenna della calata e piano piano comincia qualche millivolt a salire. Per vedere bene l'effetto, utilizzo una bobina di Tesla. E vediamo se il campo elettrico prodotto dalla bobina viene immagazzinato dal ricevitore in aria. Do tensione alla bobina di Tesla e vedo che la tensione in continua è salita circa fino a 800 millivolt. Spegnendo la bobina di Tesla, questa tensione piano piano si scarica. Quindi facendo qualche conto, la carica immagazzinata, appunto, è data dalla capacità per la tensione prodotta, quindi 200 microfarad per 700 millivolt circa che vengono mantenuti quando la bobina di Tesla è accesa, è come dire avere una carica di 140 microcoulomb. Siccome sto misurando con un multimetro, la resistenza di ingresso del multimetro è di circa 1 megaohm per questo tipo di multimetro, il che vuol dire che sto praticamente dissipando una potenza di 0,5 microwatt. Quindi l'energia prodotta per un secondo di tempo è di 500 microjoule. Sempre sotto generazione di campo elettrico, questa è la tensione prodotta, più o meno viene mantenuta. Faccio l'esperimento anche con la bobina di Tesla un pochino più grande. Anche in questo caso, sì, qua la tensione era andata sopra il volt, adesso piano piano si scarica. In conclusione, questo circuito per immagazzinare energia riesce a lavorare bene catturando la carica dall'esterno. Però parliamo di energie molto molto ridotte.